Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di IKEA attraverso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi. In questi giorni stiamo entrando in contatto con una valanga di prodotti assai intriganti, quindi perché non portarseli a casa risparmiando al contempo qualche soldino? E buon salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video trailer reaction e analisi. Era da un po' che non ne facevamo ed eccoci qua. Quale occasione migliore se non il trailer di Dragon Age The Veilguard, il nuovo capitolo della saga Dragon Age, che avevamo già potuto vedere all'Xbox Game Showcase di qualche giorno fa. Tra parentesi, io sto con l'aria condizionata e il ventilatore, quindi dovrò un attimo lavorare un pochettino in fase di montaggio per togliere il rumore di sottofondo. Spero che si senta tutto bene comunque, anche perché ormai fa caldo ragazzi, qua sono più di 30 gradi, io sto pure con i faretti accesi, quindi non potevo fare diversamente. Per l'appunto oggi guarderemo il trailer del nuovo Dragon Age, trailer gameplay da oltre 20 minuti, una ventina di minuti, quindi immagino che andrò anche a tagliare qualcosa, trailer che non ho mai visto. Trailer di cui però mi hanno parlato diverse persone, mi hanno tutti quanti più o meno detto è una merda, quindi sono molto curioso e molto preoccupato, vedremo. Parliamo comunque di una saga storica, parliamo di una saga che ha riportato in auge il GDR, il gioco di ruolo vecchio stampo, e mi dispiacerebbe molto se venisse un po' insozzato il suo nome con un titolo non all'altezza, fermo restando che già i capitoli precedenti, tolto Origins, avevano i loro problemi. Inquisition a me era anche piaciuto, il 2 purtroppo mi fece abbastanza schifo, ma ricordiamoci che poi Dragon Age 2 nasceva come DLC che divenne poi un gioco a tutto tondo, una storia molto complicata, molto incasinata, con un sacco di contenuti tagliati. Fatto sta che il trailer CGI o simil tale che vedemmo durante l'Xbox Showcase mostrava dei toni e un mood abbastanza diversi rispetto a quelli dell'opera di riferimento. Diciamo che Dragon Age è sempre stata un'esperienza dark fantasy, spiccatamente dark fantasy. E niente, sono molto curioso di vedere quello che ci si parerà innanzi oggi. Curioso e per l'appunto spaventato. Perciò, senza ulteriori indugi, 3, 2, 1, partiamo. E il primo sguardo a Dragon Age The Veilguard. Ok, sono pezzi molto anticipati, è stato editato per evitare qualsiasi tipo di spoiler. Perfetto. Hope Nevs is good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. Guarda che torna. Graficamente non è male. Poi bisognerà vedere quanto di questo comparto tecnico rimarrà effettivo, perché sappiamo come funziona con i trailer. Allora, mi fanno molto ridere questi. Si vedeva questa luce al neon, tipo cartellone al neon, sembrava, vabbè. You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down. Vabbè, questa è chiaramente una fase abbastanza narrativa per farti vedere il mondo di gioco. Neanche sto tanto dietro a quello che dicono. Il sistema di illuminazione non è male. Allora, l'immaginario di Dragon Age è sempre stato molto figo, però non mi ricordo questa roba nei vecchi Dragon Age. Sapete cosa? A guardarlo così sembra un'avventura molto più narrativa, molto più action. Madonna santa! Però queste scene mi piacciono. È un bel modo per coinvolgere. Voglio vedere il combat system. Avversari visivamente un po' anonimi, però parliamo veramente di una tipologia di nemico.
Allora, sono un po' preoccupato perché per adesso ci hanno fatto vedere soltanto il personaggio da con telecamera dietro la spalla, quasi in terza persona. Ok, lo scout, eroe dell'Inquisizione. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the fade in years. Ah, quelle sono tipo le faglie che si aprivano nel terzo capitolo? Può essere? Ok, il sistema è praticamente identico a quello dei dialoghi. Solas? Ok. Ok. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? Ripeto, a livello grafico non mi dispiace. Onestamente non mi dispiace. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. Forse modelli un po' slavati. Ok, mi sa che qui parte un po' di combat. Fatemi vedere il sistema, che è la cosa più importante adesso. È un action a tutti gli effetti. Allora, già il 3 aveva comunque la componente action molto importante, però se volevi potevi quantomeno mettere in pausa, guardare dall'alto, posizionarti meglio. Magari qua se lo stanno tenendo, perché è più scenico e più spettacolare visivamente far vedere così. Tutti sti neon, ma da dove escono? Sembra un altro contesto storico. Sembra medievaleggiante ancora per architettura, ma un medievaleggiante quasi futuristico. Sempre apprezzato invece queste fasi leggermente scriptate in cui succedono cose intorno a te mentre avanzi nel mondo di gioco. Danno maggior potenza, maggior senso di un mondo vivo. Allora, mi preoccupa molto il fatto che sembri un action a tutto tondo. Tra l'altro non vedo particolari abilità per adesso. Immagino che si parli di una parte molto iniziale del gioco ancora. Quindi quante... Ma poi scusa, adesso che ci sto pensando, ma non diamo ordine agli altri? Fanno tutto da solo? Da soli? C'ha le pozioni. Madonna, c'ha le pozioni che sembra veramente preso da Dark Souls. Oramai tutto sembra preso da Dark Souls, va detto. Non mi ricordo se era così anche nel sistema di Inquisition, nel recuperare vita. No, nel recupero di vita c'avevi il classico inventario con le pozioni e potevi averne 50 anche. Ok. Sembra un MMO. Più dinamico. Cioè l'hanno reso, mi sa che l'hanno reso completamente action, per la gioia di nessuno. Per la gioia di nessuno. Cioè, veramente, è un action. Para, schiva, abilità, attacca. Se gli avvicini un po' la telecamera al personaggio, diventa Forspoken meno veloce. Right,
Mago di ghiaccio, investigatore privato. Mago di ghiaccio. Quindi i maghi sono, hanno specializzazioni? Solo di ghiaccio? Oppure un mago che può fare tutto? Perché nei vecchi capitoli la classe mago sostanzialmente aveva qualsiasi magia che sbloccavi: fuoco, veleno, vento, ghiaccio, terra. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solas. Nev, meet Rook. È una palette cromatica molto tendente al blu, tra l'altro. Vedo un blu preponderante in ogni scena. Pure i vestiti sono tendenti al blu. Comunque sì, il sistema di dialoghi è rimasto identico a Inquisition. Che non è necessariamente un male. Poi lì bisognerà vedere all'effettivo l'effetto che ci sarà sulla storia, sulla narrativa, a seconda di quello che faremo. Perché comunque anche quello è importante. Quanta libertà darai al giocatore? I vecchi capitoli offrivano tanto in tal senso. Forse poco, meno il 2, il primo tantissimo, ma anche il terzo offriva una bella libertà in termini di scelte. Non lo so, sembra un Dragon Age che non vuole essere Dragon Age. Però ripeto, stiamo parlando veramente di poco. Un cambio di scenario magari? Anche perché ricordiamocelo, questo gioco è ambientato dopo l'espansione di Inquisition, quindi c'è tutto un pezzo di narrativa abbastanza importante dietro. Che poi Inquisition si ricollegava a Awakening del primo capitolo di Origin. Mamma mia, che storia. Se me la rovinano, se me la rovinano li ammazzo. Comunque sempre tendente al blu, e altra ambientazione. Adesso più azzurro verdignolo. E per adesso i nemici sembrano tutti abbastanza... Ma perché sono... Che cos'è questo cambio di colore? Uno è giallo, uno è viola. Qualcuno nei commenti in privato mi aveva scritto: preparati freccia, perché ho guardato questo trailer e ho visto Immortals of Avium per le luci. Effettivamente vedo la somiglianza. Vedo la somiglianza. Comunque hanno sia la difesa, lo scudo, che la vita. Ci sono delle debolezze, abbiamo visto. Ha fatto una magia, un attacco, e il nemico era debole a quell'attacco, almeno. Almeno. Che è già più di Final Fantasy XVI. I thought the demons were bad back in Minrathus. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Gli scorci non sono male. Visivamente non sono male. Guarda, è tutto azzurro, blu, verde. Un po' di colore. Ok che era Dark Fantasy Dragon Age, ma aveva tanto colore Dragon Age. Era questa anche una delle bellezze, che era un Dark Fantasy pesante, con dei momenti estremamente sanguinolenti, oscuri, ma quando il gioco voleva ti metteva su delle ambientazioni coloratissime e che erano spiccatamente fantasy. Cioè, di nuovo, a guardare questo gioco non mi sembra di guardare Dragon Age. Allora, qua è veramente Immortals of Avium di Mortan Guerrieri sta scena, eh. Se era in prima persona era quello. Pure il nemico sembra uno dei nemici di Immortals, tra l'altro. Secondo me sono stati un po' stupidi gli sviluppatori ad aver fatto vedere soltanto scene con una sola tipologia di nemico. Cioè, anche questo è lo stesso avversario di prima, ma più grande. Ma poi di nuovo il combat system, ragazzi. Ma io non vedo tattica, non vedo niente. I personaggi fanno tutto da solo. Non abbiamo abilità.
è un action, è un action adventure con elementi da gioco di ruolo nella narrativa. Niente, la parte tattica è completamente andata a puttane ormai. Hanno proprio cambiato genere. Di nuovo, per la gioia di nessuno. Le cazzine non sono male. Mi piacciono. Cioè, a livello di ambientazione, di regia, ci siamo per adesso. Solus needs someone to sell him another option to help him justify changing his mind. Ok. Ok, Neve disapprova, Harding approva, perfetto, quindi c'è di nuovo quel sistema. Fiducia, non fiducia con i personaggi. Però sai, ripeto, è molto slavato. È molto slavato. In questo primo piano che si è visto suo, era estremamente sfocato lui. Magari è il video, però. Rook, take care of the team for me. È molto diverso dal gioco originale. Ma anche da Inquisition. Cioè, sembra un passo in avanti in termini di struttura action da quello che era Inquisition. Inquisition ancora manteneva una sua forma di mezzo. Cercava di tenere il piede in due scarpe. Alle volte riuscendoci di più, alle volte riuscendoci di meno. Qui invece hanno completamente cambiato. Ancora la stessa tipologia di nemici. Ancora che non ha dato un... In 20 minuti non sta... Quanto stiamo? In 16 minuti non ha dato un ordine agli altri personaggi, al party. Cioè che poi tu... si può dire, ok, stanno facendo vedere una parte super early access, però lo sai quello che vogliono i giocatori. Se non mi stai facendo vedere la possibilità di dare ordini specifici al party, se non nella ruota delle opzioni ci stava la cosa per poter scegliere delle abilità che ancora erano bloccate, cioè se non posso dare alcun tipo di ordine se non usa questa abilità, non la vedo messa bene. Cioè anche a livello di scrittura non è che si sia visto chissà che qualcosa di brillante che ti fa dire a cazzo che grande momento. Però parliamo di là, proprio parliamo di 20 minuti di gameplay, non vuol dire nulla. No, la cosa che qui preoccupa tanto è che ti stanno facendo vedere 20 minuti di gameplay e sono stati 20 minuti di gameplay action estremamente veloce, che di gioco di ruolo vecchio stampo non hanno niente, dove non ha dato alcun tipo di ordine al party, dove le abilità sono ridotte al minimo, proprio al minimo sindacale. Secondo me inizialmente sto gioco era altro. Più lo guardo e più mi viene da pensare che secondo me sto gioco inizialmente stavano facendo altro, poi a metà dei lavori hanno detto cazzo non funziona e sono tornati un po' indietro, ma non potevano cambiare più di tanto. Questo ha fatto danni. Questo ha fatto danni enormi. Ecco, questa scena è incredibilmente fedele a Dragon Age, tra l'altro. Tanto gioco è ambientato 10 anni dopo Inquisition, quindi gli eventi di Inquisition, quindi. Beh, le scene d'impatto, eh.
Allora, mi era stato detto preparati al peggio, io ho detto dai, voglio sperare. E invece forse dovevo prepararmi davvero al peggio. Ragazzi, diciamocelo, questo era un trailer e quindi ragazzi, non sono esattamente felice, anzi sono abbastanza preoccupato. Ero già preoccupato prima, adesso lo sono ancora di più. Partiamo dal presupposto che comunque è soltanto un primo trailer gameplay, che quindi non può darci una visione completa dell'esperienza, però resta il fatto che siamo davanti al primo trailer gameplay che è stato pubblicato, e questo è quello che il team ci ha voluto mostrare, ed è una dichiarazione di intenti importante, perché ci hanno fatto vedere un gioco che è estremamente action, estremamente legato a una struttura ludica da action adventure in terza persona, più che da gioco di ruolo a turni. Quello che ho notato è l'assenza dell'esperienza Dragon Age. Per carità, già Inquisition aveva una modalità, uno stile ludico molto più votato e improntato all'action, però almeno aveva anche la possibilità di mettere in pausa l'esperienza, di mettere in pausa il gioco, di dare degli ordini alle varie pedine, ai vari personaggi del party, di definire le abilità speciali, definire come gestire il party durante i combattimenti. Poi tu potevi giocartelo tutto action, ma avevi anche la possibilità. Diciamo che Inquisition metteva il piede in due scarpe. E funzionava in generale, aveva i suoi problemi, ma quantomeno funzionava e cercava di far felici un po' entrambi i partiti. Qui invece si è puntato veramente sull'action estremo. Di nuovo, a tratti sembra di vedere un Forspoken più lento: attacca, schiva, para, abilità speciale, salta, schiva, non ha dato alcun tipo di ordine al party. Sì, ci stanno delle abilità che sicuramente possono essere sbloccate, che amplieranno il combat system, però di nuovo, tre abilità, tre abilità, tre abilità sotto, tre per un personaggio, tre per un altro, tre per quello che stai guidando te, è poco, è veramente poco rispetto al passato. Alla fin fine Dragon Age ha avuto la sua fortuna anche per il suo stile ludico, per la sua modalità di gioco, e vedere che è stata così maltrattata, perché questo è quello che ho visto, un'esperienza che va a maltrattare la storia di Dragon Age, mi fa male al cuore. Visivamente poi il gioco si difendeva abbastanza bene, come dicevo, mi è sembrato un po' slavato e artisticamente l'art design non mi è parso perfettamente a fuoco, nel senso che gli scorci non erano male, le ambientazioni erano abbastanza interessanti, anche se poco rappresentative di Dragon Age, cioè guardando il castello volante in fiamme era abbastanza figo, però era un qualcosa che non mi sarei aspettato di vedere in un Dragon Age. Sembrava quasi di vedere la fortezza volante di Doom e di Dark Ages, per dire, e la palette cromatica appare estremamente povera. Pochi colori, troppo blu, troppo verde, poi fermiamoci sempre sul, ripeto, resta comunque sia un trailer di 20 minuti in un'esperienza che durerà dozzine e dozzine d'ore, quindi bisogna vedere sicuramente. Hanno fatto vedere tra l'altro un pezzo abbastanza filato di una singola sezione, diviso poi in fasi, quindi è possibile che in un momento diverso del gioco sarà molto più colorato Dragon Age, perché di nuovo Dragon Age è un'esperienza dark fantasy, spiccatamente dark fantasy, e lo è stata in tutti e tre i capitoli, anche Inquisition. Qui non si vede questo dark fantasy, qui sembra quasi un... Guarda, con quelle insegne al neon, mi viene quasi da dire che era un fantasy steampunk, cyberpunk. Molto tendente al medievaleggiante, poco a quello stile oscuro che invece mi era piaciuto parecchio. Tra l'altro, il team ha dato delle dichiarazioni, ha fatto degli annunci abbastanza importanti relativi all'esperienza, e anche da quel punto di vista sono un po' preoccupato perché si è parlato di un gioco che non sarà open world né open map. Hanno parlato di un'esperienza votata alle missioni singole da affrontare a raffica, con poi delle piccole zone esplorabili di contorno. È stato definito come un ritorno alle origini, però non è vero, non è un ritorno alle origini, perché, per carità,
Origins non era un open world, però era open map e aveva delle zone liberamente esplorabili. Io spero che ci sia comunque l'esperienza open in cui puoi andare in giro, prendere missioni secondarie, avere la libertà di esplorare il mondo di gioco come potevi fare in tutti i capitoli del brand, un po' meno in Dragon Age 2, ma comunque in tutti i capitoli del brand. Da quello che dicono, però, non è che sembra proprio così. Sembra più inquadrato in un'esperienza narrativa, action-adventure, relativamente lineare. Poi sono sicuro che avrà comunque una certa apertura delle zone in cui potrai muoverti liberamente, però già che mettano le mani avanti è preoccupante. La verità è che quanto visto mi sembra un gioco che non voleva essere Dragon Age. Secondo me è questo il punto. Il team è partito con un'idea, un'idea secondo me più votata al game as a service che non a Dragon Age. Magari avevano pure ripreso qualcosa da Dragon Age Inquisition, la modalità online cooperativa. Poi a metà dei lavori, vuoi per dei casini, vuoi perché ci si è resi conto che game as a service sono veramente un grosso azzardo, vuoi perché si erano accorti che la roba non funzionava, hanno fatto un passo indietro, ma non è che potessero cambiare l'intera esperienza e si sono ritrovati con un gioco a metà. Il problema è che potrebbe scontentare tranquillamente tutti. Almeno io, dopo aver visto questo trailer, non mi sento di dire «Ah, non vedo l'ora di giocarlo, ah, non vedo l'ora di spendere soldi per provarlo». Al massimo quello che mi viene da dire è «Dopo questo trailer, aspetto un sostanzioso taglio di prezzo prima di giocarlo». Anche perché poi, di nuovo, parliamo di un titolo storico per una compagnia altrettanto storica, ma che non è più la BioWare del passato. Il team è cambiato, le grandi menti che hanno creato Dragon Age non ci sono più. Parliamo di una società completamente diversa, anche in un'epoca storica, videoludicamente parlando, che è completamente diversa. E i rischi in questo ambito sono elevatissimi, perché BioWare in ogni caso non è in buone acque, sono anni che non è in buone acque, sono anni che non la sentivamo veramente con una nuova uscita, cioè l'ultimo loro prodotto è stato Anthem, per far capire qual è la situazione, quindi il pericolo di ritrovarsi, magari non con un Anthem 2.0 perché hanno scelto di fare un gioco single player e che non è un game as a service, ma comunque con un'avventura tendente a quel modello o che ti faccia percepire che originariamente l'idea era quella di seguire il modello Game as a Service, mi preoccupa veramente tanto. Sono curioso di vedere nuovi gameplay, sono curioso di vedere nuovi trailer, sono curioso anche di vedere a lato narrativa come sarà il gioco, perché oggi abbiamo parlato del combat system perché hanno fatto vedere quello, ma non dimentichiamoci che Dragon Age è anche storia, è anche narrativa, è anche mondo di gioco. E quella roba non la puoi assolutamente non la devi cannare, ma neanche di mezza virgola, perché se fai un errore là, è la fine. E secondo me la prima trilogia di Dragon Age, con un basso Dragon Age 2, con un altissimo Dragon Age Origins, e con un medio positivo Inquisition, lato narrativa si è sempre difeso abbastanza bene. Vediamo un po' quello che faranno, però è indubbio che Non sono convinto, speravo di meglio, o quantomeno speravo in un'esperienza, forse più che dire speravo di meglio, speravo in qualcosa di diverso, speravo di ritrovarmi con Dragon Age, non con questo Veilguard, qualsiasi cosa voglia essere. Detto ciò, comunque ragazzi, questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, aspettiamo novità e incrociamo le dita, perché se anche questo progetto gli va male, mi sa tanto che BioWare stavolta la salutiamo per sempre.